Grecia, tu hai scelto Napoli per presentare i tuoi prossimi progetti. Qual è il tuo rapporto con Napoli? Da sempre, sono ritornata qui fra tanti anni e la gente molto speciale con me, anche la prensa, sempre molto gentile. Io oggi una giornata, tu lo sai, è molto temprano, ho fatto per TV 2000, ho fatto adesso il collegamento, e mi sono andata a letto alle 4 e mezza della mattina per lasciare tutti i bagagli in posto perché devo andare molto presto, però voglio ritornare. Tu hai interpretato tanti personaggi nella tua carriera. Sì. Ce n'è qualcuno al quale sei particolarmente più affezionata? Sono tantissime le donne che hai interpretato, tutte hanno una caratteristica. Ce n'è qualcuna che ti è rimasta più nel cuore? Tutti i personaggi che io ho fatto Sì. per me è l'unico e sempre mi è piaciuto farlo perché quando a me mi portano un progetto è sempre deve essere un progetto non soltanto per il denaro è benissimo, però se il progetto non è buono nella mia carriera non devo farlo. La mia manera di lavorare sempre ha sido così. Se rimanere un progetto bene, lo faccio, se no faccio un'altra cosa. Adesso io, mi firma personale Grecia Colmenares, FP di Giogelli, e sono anche l'immagine delle scarpe di Slabs. Faccio un'altra cosa differente, però cosa che mi piacciono, anche il Giogelli, tutti i fan mi hanno detto quando il Giogelli in l'Italia, va a essere in l'Italia e mi sogno, sempre l'ho fatto per tutto il mondo, anche c'è turista e mi hanno detto ieri, Giogelli, Grecia della Giogeria Jane, mi ha detto guarda c'è un italiano qui. Che sono arrivato e hanno cercato quanti cosa, perché loro mi hanno detto, Grecia, tu puoi portare, perché sempre la pietra di Agata Bianca, che sai, io non sapevo questo, la Agata in un fiume italiano ha ucciso per prima volta, e la mia collezione, nessuna cosa è casualità, è con Agata Bianca. Guarda la storia, dopo tu mettiti e guarda la storia. È un fiume italiano. Io dico, non può essere, sì, la casualità. Tutto Italia. E c'è Argentina, che voglio tanto perché è un paese meraviglioso, che ho fatto la produzione anche lì e si hanno portato all'Italia. Tutti i paesi, come tutte le telenovela che ho fatto, non c'è una speciale, per cui Topazio Esco in Stati Uniti ha sido un successo, benissimo. Quando io sono andata a Argentina, non era conosciuta in questo paese. Ho fatto con la mia valigia, sì, se sapeva che era un'attrice venezuelana che aveva fatto Topazio, una novella con molto esito, però loro non mi conoscevano.